Amanti Ascirini e Ascirine, e benvenuti in una nuova puntata. Mi sento tanto Barbara D'Urso in questa posizione, in questa circostanza, però diciamo che voglio sperimentare cose nuove, soprattutto nuove inquadrature, perché oggi finalmente vedremo insieme la Kawaii Box di febbraio. Premetto, come al solito Poste Italiane ha un servizio molto cagoso e quindi mi fa fare il video della Kawaii Box di febbraio, me lo fa fare ad aprile. Però non dipende da me, io speravo almeno in marzo, invece pochi giorni fa è arrivato a casa questo splendido pacco, completamente quasi distrutto. Vedete un po' là. Io spero che all'interno, che tutti gli oggettini all'interno siano integri, altrimenti faccio casino. Mi sento tanto una ragazza sperduta delle telenovelas sudamericane in quanto sono da solo a fare il video di questa Kawaii Box, ma tutti i miei assistenti, Rashide e Sailor Papera, erano impegnati, chi per lavoro e chi per studio. E quindi ho detto vabbè, a sto giro mi inventerò qualcosa e facciamo questo video. Questa è la box di questo mese e grazie al mio amico Giacomo, fidato e sempre schietto, andiamo ad aprire. Io spero che di non far male a nessuno. Tra l'altro anche, voglio anche dire, la box di questo mese è tipo lunga e stretta, ho quasi paura. Questo è l'interno. No, ovviamente non si vede nulla perché sta la carta avanti. Ok. Come sempre, Kawaii Box, thank you, i ringraziamenti. E qui ci sono tutti i contenuti della Kawaii Box. Korean Die Sticking Kitchen, Mami Pushy, Neko Stickers Beat, Did Beat Bracelet Set, Lucky Baby Shin Pen, Burum Petit Green Tea Favorites Cookies, Funny Forest Greeting Card, sottotitoli 777 della pagina di YouTube ovviamente, Kawaii Mini Punch, Cute Bunny Pepper Slips, Takei Crepe Charm e Korean Die Magic Balloon Set. Balloon Set. Andiamo ad aprire questa nuova box, ovviamente rosa dappertutto. Ci sono sempre le solite pubblicità della Kawaii Distribution, tutte cose kawaiissime, questo per pucciarsi. Partiamo subito con quello che secondo me dovrebbe essere un... non lo so, mi sembra tipo un pony, un unicorno obeso. E un portachiave. Oddio, queste sono... queste piacerà a mia madre, perché mia madre impazzisce per queste cose. Sono in pratica dei fermaglietti con sopra dei coniglietti che sono bellissimi. Andiamo avanti. No, il set per fare i braccialetti, orecchini e collane. Vabbè, prossimo video mi vedete con i braccialetti e l'orecchino nuovo. Questo. Ovviamente questa mia nipote impazzirà per quest'altra cosa. Io faccio prendere il capo di po'. Cos'è? Dio, ma è un pesce? Scusate, io sono curioso. Cos'è? No. Oh! Dio buono, è cancerogeno! Ma no, sto morendo. È in pratica un pesce con all'interno del gelato Love e uno spicchio di non so che cosa. Si appende sicuramente qualcosa al cellulare. Non chiedetemi i motivi, ma non lo so. Oh, poi c'è questa penna con la pecora. Una pecora, ovviamente. C'è penna, vediamo come scrive. Sì, è nera, ovviamente. Molto sobria, questa è da abbinare all'altra penna, tipo... Caro diario, oggi mi sento molto triste. Poi c'è, ci sono questi biscotti che ovviamente dopo assaggeremo. Infatti questi prendiamo qui. C'è un set, sì, c'è un set per il cucciolo, è caduto qualcosa, non si sa che cosa, da dopo, perché, ma è così che cadeva qua, no, il bollino qui sopra, io ho molto paura. C'è questo set per il cucito. Cioè io, e poi tra l'altro nelle cose manuali su una schiappa, per creare, in pratica qui c'è, ci sono le spiegazioni per creare il tipo la parete con quello che volete scrivere. Qui ci sono
tutti i vari colori, sì, qua c'è la cosa, io guardo, bellissima, io lo userò tranquillamente. Poi c'è la solita sweet bag, oddio, guarda, non lo so, cioè io ho gravi problemi ad aprire il busto ultimamente. Mi sono troppo carini, guarda, non so cosa c'entrerà, ma vabbè, è troppo, oddio, non si apre, non giusto, mi sento proprio impedito oggi. Troppo carina. Oh, ci sono gli sticker per vestire, questo gattino puccioso. Ci sono anche i soldi, oddio, guarda. Beh, c'è tutta la storia in pratica. Qui ci sono le ambientazioni. In pratica noi possiamo vestire il gattino e la gattina con i capelli, i vestitini. C'è l'armadio, i soldini, la cassa. Oh, quanto carino c'è questa busta! Funny Forest! Oh my god! I can weep! Sta voce è stregata, poi ti ho scaricato il porciore e ti sono asciuto. Madonna, quanto è carino! Guardate, ma è super pucciosa! Tra l'altro questi si muovono pure, quindi dovrebbe fare comunque un gioco. Questa è la busta, normalissima. E poi c'è il set per gonfiare i palloncini. E voi dovete sapere una cosa, io ho il terrore di palloncini. Cioè, è una delle mie paure, cioè una delle mie fobie insieme ai pagliacci. Guardate, tipo questi palloncini sono con la pompa. Io però voglio provare. In pratica, voglio dire. Cioè, mi è arrivato un pallone, ma è completamente distrutto. Tutto bugato. Io il pallone è fallato! E poi ci sono tutti questi altri palloncini. Allora. Ma sono tutti sono fallati, pure questo è bugato. Ma no, ma è una gioia! Dai! Allora. Si mette nel buco. Non si gonfia. Maria, abbiamo un problema. No. Oh mio Dio, io ho paura. No. Va bene, il primo è andato. Da grande non potrò fare manco il clown. Io ragazzi, davvero, io ho paura. Una paura fottuta dei palloncini. Cioè, per me i palloncini, mi ricordo quando ero piccolo, i miei cugini me li sparavano addosso. E io ho il terrore dei palloncini che esplodono. Fatevelo dire da chiunque. Cioè, se mi volete vedere morto, fatemi scoppiare un palloncino. Io urlo e scavo. Inizio a piangere tipo in un angolo. No, io ho paura, mo. Come si toglie? Sì, ma... Oh, basta! Giusto! Sì. No, per fumo, mio Dio. Calmo. Ah! Ok. Qui ci vuole un rallenti, scusate. Vabbè, quindi si gonfiano i palloncini e si fanno le sculture. Quei pazzi clown, i clown dei film horror, quelli truzzi tamarri. No, stop. Ok, la smetto. E ora finalmente andiamo a assaggiare invece il contenuto, diciamo, dolcioso di questa Kawaii Box. Sicuramente è qualcosa tipo al tè verde, perché c'è qui in anteprima. Penso che sia tè verde. Madonna, sembra. Da noi si chiamano le summende. Sarebbero in pratica i semi del melone di pane seccati e fatti tipo con il sale, sotto sale, hanno in pratica lo stesso identico sapore.
si presentano così. Sì. Oppure sanno di Oreo misto al pan di stelle. All'interno ci sono dei pezzettini di cioccolato. Ma ok, ho scoperto il sapore. Avete presente tipo il tè verde di qualsiasi bibita, di qualsiasi marca? Bene, così. E con i pezzi di cioccolato all'interno. Io nel frattempo voglio controllare ok, scadono fra 2 mesi. Un accostamento di sapori terribile. Sì, è stranissimo perché c'è il sapore forte del tè verde. Poi ci sono le goccioline di cioccolato che danno un po' l'effetto dolce, ma è stranissimo perché, cioè, io nel frattempo continuo a mangiare, cioè non è che mi fa schifo, cioè non è che non mi piacciono, io no, non mangio, io mangio lo stesso. Però è strano perché in pratica si accosta a un sapore molto un po' salaticcio, questo dolce forte, ed è strana la sensazione che si crea in bocca. Cioè, è un sapore terribile. Davvero, se dovessi dare un voto, darei tipo un 3,5. È angosciante. È terribilmente angosciante. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ve ne è sembrata di questa Cowboy Box. E ditemi anche qual è il vostro oggetto preferito e quello che secondo voi è il più inutile. Visto che ci troviamo, vi invito anche a mettere un bel mi piace al video, di iscrivervi se non l'avete fatto e di continuarmi a seguire su tutti i vari social, quindi Instagram, Facebook e Twitter. Fatemi sapere anche se magari conoscete qualche altra azienda o qualche altro marchio che si occupa di box, magari un box abbastanza economiche che hanno cose abbastanza carine. Devo dirvi che questa Cowboy Box, per quanto possa essere stata carina, non mi ha esaltato più di tanto, a parte per il mio amico Pompetta qui e Palloncino, in cui siamo diventati amici per la pelle. Vi volevo anche ringraziare perché abbiamo raggiunto la settimana scorsa i 700 iscritti sul canale. Per altri può sembrare una bezzecola, per me è la cosa più bella al mondo. Quindi ci tenevo a dire grazie perché siete fantastici e il sostegno che mi date con ogni video, anche durante ogni singolo giorno, è davvero fantastico. Per ora è tutto, ma solo per ora. Ashura vi ringrazia e ci rivediamo al prossimo video.